Ciao a tutti i lettori di Bergamotore, siamo a Cannes e alle mie spalle c'è Logerno Cap Camera 10.5 cc nella nuova versione 2023. È un'imbarcazione che mette insieme le caratteristiche del center console a livello soprattutto di layout, le qualità di un'imbarcazione che è anche cabinata con fino a 4 posti letto e la potenza data da due Yamaha V8 da 425 cavalli ciascuno per velocità interessanti. Saliamo a bordo quindi di questo piccolo natante molto versatile, veloce e divertente. Saliamo a bordo e per farlo ci sono due modi su questa imbarcazione: o le plancette di poppa doppie, in realtà quella di sinistra è preferibile perché dall'altra parte il passaggio è più complicato, oppure un accesso sulla murata a sinistra, sempre un'apertura laterale nella murata dell'imbarcazione che permette di salire, ad esempio quando l'imbarcazione è ormeggiata all'inglese, ma aprendola anche di far scendere una scaletta e quindi facilitare l'accesso al mare senza per forza dover passare da poppa. Qui in questo momento siamo nella zona del pozzetto di poppa che sfrutta al massimo quella che è la versatilità che si richiede oggi a questo tipo di imbarcazione in questa zona. Cosa vuol dire? Abbiamo un wet bar a questo lato con frigorifero, gabbani di stivaggio, qui sotto la piastra, lavandino e tutto quello che può servire per avere ad esempio un aperitivo sul mare, quindi un tavolino centrale e delle panche a scomparsa per le quali basta appunto tirare per avere una seduta doppia da questo lato più un'altra sull'altra murata, ma anche un'impostazione ad esempio per barca sportiva da fisherman. Portacanne qui sopra suggeriscono appunto questa possibilità, e noi levando il tavolino e lasciando le panche nella loro posizione riusciamo ad avere un pozzetto completamente aperto, completamente libero, che ci permette di muoverci a bordo e essere anche più persone e pescare, divertirsi, avere molta libertà di movimento. Procedendo verso prua arriviamo sotto il T-top, particolarmente apprezzato soprattutto nelle giornate di sole, sia perché funge da riparo per chi è nella plancia di comando, ma anche perché al T-top si possono collegare, possono mettere dei tendalini estendibili che coprono anche parte dell'imbarcazione come la prua che vedremo tra poco. Rimanendo dove siamo adesso vediamo una tripla seduta, una timoneria centrale e comunque tutti i comandi sia manuali che elettronici con i charplotter per gestire l'imbarcazione e le varie funzioni come possono essere ad esempio le docce, i lavandini, comunque tutti i servizi di bordo. La visibilità è molto buona perché i montanti sono stati posizionati avanti e quindi in navigazione noi avremo una buona visuale intorno alla barca e soprattutto alle nostre spalle. Procedendo verso prua, noterete qui intanto sulla destra l'accesso alla cabina su cui torneremo in seguito. Proseguendo dritti, invece, arriviamo in quello che è il secondo living dell'imbarcazione oltre al pozzetto, l'area più magari dedicata al relax, come suggerisce questo prendisole subito sotto il parabrezza, ma anche una seconda area lounge perché possiamo sederci su questo divano a C, mettere o togliere questo tavolino centrale, avere quindi uno spazio dove più persone possono stare insieme, leggere, chiacchierare e passare del tempo. La caratteristica interessante di questa prua, così come è fatta, è di avere sia questa impostazione da open puro, quindi con uno spazio di movimento, una struttura center console, ma anche, come vedremo dopo, lasciare abbastanza spazio, in particolare grazie a questo prendisole, per avere dei volumi sotto coperta dove è stata ricavata una cabina.
Rimanendo nei camminamenti laterali prima di scendere sotto coperta, possiamo vedere anche come è stato ricavato uno spazio nella murata, in questo caso per lo stivaggio dei pali in carbonio che fungono da sostegno per i tendalini. Sull'altro lato è stato posizionato ad esempio il mezzo marinaio, può essere usato abbastanza a discrezione all'armatore, ma uno spazio utile perché non intralcia il passaggio, rimane comunque abbastanza largo, permette di levarsi dagli impicci con le aste ad esempio, che sono di solito difficili da stivare nei gavoni. Attraverso questa apertura nella console centrale scendiamo sotto coperta. Siamo sotto coperta, il 10.5 capcamera di Jeannot non nasce con la vocazione da cruiser, ma nasce più con uno spirito da weekender, o comunque una barca dove si può pernottare. Lo spazio infatti non è enorme all'interno, la cabina ha le dimensioni che una barca comunque di 10 metri, con lo spazio che abbiamo visto fuori, può offrire. Comunque è stato ricavato qui uno spazio sotto, un volume, che abbassando questo tavolino, levandolo, permette di avere un posto letto doppio da questo lato. C'è un frigorifero, un forno microonde, quindi la possibilità di riscaldare anche del cibo, un bagno di qua con la doccia separata, nel senso da una parte c'è il lavandino, dall'altra il WC con la doccia, comunque un volume e un'altezza interessante, mentre verso poppa c'è un altro spazio tutto sommato piuttosto largo, con anche la possibilità di avere dei vani di stivaggio sui lati. Permette effettivamente a quattro persone di passare ad esempio una notte a bordo. E una scelta interessante di Jeannot è stata quella di ricavare, di lasciare anche dei piccoli oblò, delle piccole aperture, permettono alla luce di entrare anche in una cabina comunque così profonda, anche di poter cambiare l'aria in un locale che difficilmente se no l'avrebbe. Questa tenda, chiudendola, garantisce un minimo di privacy a chi si trova a bordo. Qui invece su questa paratia abbiamo il controllo di tutte quelle che può essere ad esempio lo stabilizzatore, i servizi elettrici, le batterie, e da questo lato qui sotto l'impianto audio Fusion.